Museo della Gambarina, museo etnografico che è diventato uno dei punti di forza della città, un punto culturale dove affluiscono visitatori che si fermano, guardano, osservano e svolgono anche dei laboratori particolari a seconda delle molte proposte che vengono da noi offerte. Ci è parso interessante allestire uno spazio particolare dedicato a un'attività anch'essa collegata in un certo senso al mondo della tradizione che è ampiamente rappresentata da quello che è il percorso, l'arco della vita, il corridoio del tempo che è al piano terra del museo stesso. Qui al piano superiore abbiamo pensato di dedicare un luogo specifico alla raccolta e alla possibilità di eseguire laboratori specifici in base a quella che è la tecnica, la creatività e la possibilità dell'origami. Nel 1978, una sera, tornando dall'università per prendere il treno da Torino, entro in una cartoleria dove andavo spesso a prendere attrezzature per disegno e ho notato in uno scaffale un libro che si chiamava Origami. Incuriosito dal titolo, l'ho sfogliato e l'ho comprato. E da lì è iniziata, da quella sera stessa, una mia grande passione, perché ho scoperto che si possono prendere dei fogli di carta di qualunque tipo e dimensione e creare delle semplici figure di animali, di modulari, di forme geometriche, fiori. E la cosa mi aveva veramente molto preso, perché veramente tutti i giorni mi ricordo che piegavo qualcosa e avevo riempito la casa di modelli di tutti i tipi. La casa si riempie a poco di modellini di carta, di animaletti, di scatolette e quant'altro fatto con la carta piegata. La casa era veramente invasa da qualunque di mio esperimento, perché all'epoca, non conoscendo tutto quello che sono le tecnologie dell'origami, ovviamente si andava per tentativi. Non avevo altre persone con cui, diciamo, scambiare informazioni o tecniche, quindi si procedeva per tentativi in modo molto, molto semplice e casalingo. Faccio notare a Mirko con certo orgoglio, dico la verità, che gli origami li facevo anch'io quando ero piccola. Nel mio grande entusiasmo di comunicarle quello che stavo facendo, che poi comunque vedeva in casa, un giorno mi ha proprio stoppato dicendomi che lei queste cose le aveva fatte anche molto più belle e più interessanti quando faceva le elementari. Non soltanto alle scuole elementari, ma addirittura anche all'asilo, perché tu devi sapere, caro Mirko, che gli asili frabelliani hanno proprio come tecnica il piegare la carta per abituare i bambini alla precisione, alle simmetrie e a quant'altro. Io c'ero rimasto parzialmente male perché pensavo di aver portato in casa una grandissima novità, cosa che invece non era, perché era già conosciutissima la cosa. Io mi sono dispiaciuta lì per aver quasi quasi leso un pochettino l'orgoglio di Mirko, però poi mi è venuto in mente che poteva essere molto molto bello, molto molto gratificante per tutti quanti, noi di casa e anche per i bambini della scuola dove insegnavo. Portare questa attività di origami alla possibilità di esplicare una sorta di laboratorio proprio con i bambini della scuola. Qui è stata una svolta epocale, diciamo, per il mio rapporto con l'origami, che era stato fino a quel momento limitato alla soddisfazione mia personale di riprodurre delle cose che avevano fatto altri maestri, di inventare già qualcosa io, di modificare qualcosa che avevano fatto gli altri. Perché insegnando ai bambini ho visto che c'è una soddisfazione incredibile nel vedere un'altra persona, soprattutto un bambino, che di fronte a delle semplici indicazioni riesce lui stesso a realizzare qualcosa, e questi sguardi di questi bambini, queste fotografie che ancora abbiamo, sono secondo me una cosa fantastica. Fantastica.
l'origami si è di fronte alla persona a cui vuoi insegnare, a volte sono anche tanti, quindi io ho dovuto imparare a piegare al contrario. Io facevo vedere le cose che facevo e dicevo sempre ai bambini, fate conto di essere in televisione, volete che io faccio, voi dovete vedere il vostro tavolino e farlo uguale. E anche dirgli sempre di non alzare il foglio dal tavolo, perché io per forza devo tenerlo in mano per farmi vedere. E loro, a volte tentavano di tirarlo su anche loro per copiare quello che facessi io. Ma col tempo si è proprio specializzata questa capacità di riuscire a trasformare la mia capacità di fare un modello per me e insieme agli altri. L'attività ha avuto un successo incredibile, una partecipazione, un entusiasmo da parte prima dei bambini e poi enorme anche da parte dei genitori. Si sparge la notizia di quello che sta succedendo a Valle, perché poi si organizzano delle piccole mostre magari nell'aula e quant'altro, quindi anche altri insegnanti ci chiedono la possibilità di avere l'esperto in classe e Mirko va a seguire i vari laboratori, ora qua, ora là, e la questione diventa sempre più importante e questo origami viene sempre più allargato nel mondo didattico della scuola alessandrina. Per dare soddisfazione a questi bambini e ai genitori che in fondo sponsorizzavano con l'interesse questi corsi che si facevano d'estate o che si sono cominciati a fare nelle scuole, ovviamente il percorso finale era esporre questi modelli in delle piccole mostre a tema. È stata organizzata una mostra che è stata veramente un successo, Jurassic Origami. Un titolo scelto apposta perché i dinosauri sono un tema che appassionavano i bambini dall'epoca ancora adesso. La prima mostra che abbiamo fatto seriamente, nel senso di proprio fare pubblicità, invitare anche tanti origamisti stranieri, ed ha avuto un grandissimo risultato, insperato, perché tutti i maestri che hanno mandato i loro modelli originali non soltanto li hanno mandati con grande piacere, ma li hanno anche lasciati a disposizione per successive mostre. E questo ha permesso di avere una vera collezione, direi unica al mondo, di modelli autografi, cioè fatti dalla stessa persona che li ha inventati, firmati e dedicati proprio a questa mostra. La collezione ingrandisce sempre più, gli spazi sono quelli che sono e finalmente arriva il grande giorno, arriva il giorno in cui viene data al Museo di Valle San Bartolomeo la possibilità di trasferirsi nei locali della Gambarina, ed ecco che allora a questo punto è necessario, vista l'importanza, viste le implicazioni didattiche che ci sono dietro questa tecnica molto particolare della carta piegata, ecco che viene proprio a meraviglia la possibilità di trovare un luogo, una stanza all'interno del museo dedicata esclusivamente agli origami. Origami è una parola giapponese composta da ori e da gami, che vuol dire piegare la carta. Nella maggior parte delle nazioni del mondo è rimasta la parola originale giapponese, quindi non esiste in italiano origamo, non c'è il singolare e il plurale, ma è rimasto, come in quasi tutto il mondo, origami intendere quello che si fa piegando dei fogli di carta. L'origami da tecnica di piegatura che si ispira a valori religiosi nelle sue origini giapponesi, che si ispira alle forme della natura e che ha intrattenuto grandi, piccini per centinaia e centinaia di anni, ha trovato in quest'ultimo periodo delle applicazioni tecnologiche. Se noi prendiamo un foglio di carta A4 classico e lo pieghiamo avanti e indietro a fisarmonica,
anche se non ce ne rendiamo conto e non vogliamo approfondire quelle che sono le caratteristiche proprio fisiche di quello che stiamo facendo, ci fa facilmente rendere conto di come abbiamo in realtà cambiato completamente la struttura e la capacità di portata di questo foglio di carta. Il nostro foglio di carta pieghettato lo mettiamo su due appoggi, se sopra ci appoggiamo un peso attraverso un bicchiere d'acqua viene tenuto su tranquillamente. Questa applicazione molto semplice che noi possiamo con un foglio di carta è fatto anche a livello industriale per ottenere delle coperture di grandi superfici molto leggere ma molto resistenti. Possiamo pensare a queste applicazioni per esempio nel mondo del packaging. Se una lattina di una bibita viene realizzata con una superficie rigata invece che con una superficie liscia, sarà possibile utilizzare una lamiera più sottile con un grande risparmio di materiale. Una piegatura molto interessante dei fogli di carta è la piegatura delle mappe di Miura. Si ottiene attraverso una traccia di piega a forma di parallelogrammi, invece che a rettangoli come noi siamo abituati a pensare, una mappa piegata fisarmonica, ed è una piegatura che permette di aprire completamente il foglio di carta solamente prendendolo per due angoli opposti. Questa piegatura trova degli utilizzi molto interessanti in ambito spaziale perché viene applicata ai pannelli solari che devono alimentare di corrente elettrica i satelliti o le stazioni orbitanti e permette di inserire questi pannelli solari ripiegati con uno spazio di ingombro ridotto come carico pagante sui lanciatori di massa che mettono in orbita i satelliti. Un'altra applicazione dell'origami è relativa all'ambito biomedicale. Ci sono delle realizzazioni che permettono, attraverso tecniche di piegatura origami, di portare ad avere dei dispositivi miniaturizzati che possono agire all'interno del corpo umano. Una di queste applicazioni è relativa agli stent che possono essere inseriti nelle arterie per donare di nuovo loro l'apertura necessaria al flusso sanguigno quando queste arterie sono bloccate. L'inserimento del dispositivo avviene attraverso punti d'ingresso molto piccoli, perché il dispositivo viene inserito ripiegato, e attraverso un meccanismo di riapertura che sfrutta le potenzialità dell'origami, questo dispositivo trova la sua dimensione finale nel momento in cui viene posto nel punto di applicazione. Altre applicazioni tecnologiche dell'origami si ritrovano nell'ambito del trasporto ferroviario. Un dispositivo che viene collocato sulla parte anteriore delle locomotive è stato realizzato in modo da diminuire quello che è la resistenza aerodinamica del treno nel momento in cui si pone in movimento. Questo dispositivo è a geometria variabile ed è stato dimensionato per le diverse velocità di funzionamento della macchina. Si calcola che il risparmio energetico sia di circa il 16% nel momento in cui il muso della locomotiva viene modificato mettendo questa applicazione. La tecnica dell'origami attraverso la piegatura permette di realizzare degli strumenti chirurgici di dimensioni molto ridotte. Attraverso delle operazioni di endoscopia e con l'utilizzo di questi piccoli strumenti è possibile andare a rimuovere malformazioni o oggetti o corpi estranei con un ingombro veramente minimo. Sono applicazioni che noi guardiamo veramente con grande stupore, perché chi di noi ha fatto origami da sempre, fin da quando era bambino, fin dalle prime barchette di carta, dai primi aeroplanini, si sarebbe potuto sempre sospettare di avere poi uno sviluppo di questo tipo. Però vedere tecniche dell'origami applicate ai pannelli solari dei satelliti o delle stazioni spaziali orbitanti, vedere l'origami che viene messo a bordo dei rover che vanno all'esplorazione di Marte, è qualcosa che ci riempie comunque sempre di stupore. Ho cominciato a piegare i primi modelli pensando soprattutto ai bambini, a mia figlia e ai bambini con cui avevo occasione, perché serviva a interessarli molto, a giocare con loro e forse anche a dare soddisfazione a quella parte di bambino che io avevo dentro e che ho sempre avuto, mi è sempre piaciuto giocare con le cose
E questo era un'attività che mi permetteva di realizzarmi anche sotto questo aspetto. Ho scoperto che a partire da delle forme base che conosciute un po' da tutti gli origamisti, che era possibile andare oltre creando cose nuove, no? E mi sono ritrovato proprio a partire da una base dell'uccellino che batte le ali, che è conosciuto da tutti gli origamisti, a vedere che potevo fare anche delle figure umane. E una delle prime cose che ho creato proprio è stata proprio la figura della Madonna inginocchiata, che è una delle prime figure, delle mie prime figure umane che creavo, e ho continuato su questa strada. Ho approfondito, mi piaceva poi il fatto di avere un tema da svolgere, per cui il presepe, che poi è stato pubblicato anche in un libro in anni successivi, il presepe era proprio un punto ideale. Il presepe è una cosa che mi ha sempre affascinato quando dovevo farlo con le statuine, con l'aiuto di mio padre, no? E per cui il fatto di pensare poi come potevo fare le altre figure, il San Giuseppe, il Gesù Bambino, i Re Magi, i cammelli e via, le pecore con le altre figure, è stato un dar soddisfazione alla sfida che avevo io nei confronti della carta per far fare quel che volevo, e poi alla rappresentazione che avesse un significato. Per questo modello utilizzo la piegatura del cartoncino inumidito, perché mi permette di modellare il modello finito e non lasciarlo piatto come succede per molti origami. Utilizzo una spugnetta morbida e bagno leggermente il cartoncino che ho già preparato, tagliato. Il cartoncino contiene la cellulosa dell'amido che si scioglie e permette una piegatura morbida e permette poi di modellare il modello, che una volta asciutto manterrà la forma definitiva. Questa prima parte di pieghe sono alla base di molti origami. Questa è la base quadrata, dalla quale si ricava la base dell'uccellino che batte le ali. Segno, come d'abitudine, le pieghe di base man mano che si piega il foglio. Questo tende a asciugarsi, le mani lo fanno asciugare. Lo mantengo sempre inumidito. Questa che vado a fare in questo momento, quella viene chiamata base dell'uccellino. Lavoro un po' in mano, un po' sul tavolo per segnare meglio le pieghe. Questa è la base dell'uccellino. Qui c'è un momento che già può meravigliare, perché si prende la carta, fa questo movimento e si crea già una forma diversa. Ho preso una strada diversa da quella che serviva per fare quello che viene conosciuto come l'uccellino. Queste diventeranno le braccia, qui farò la testa della figura che voglio fare e qui sarà la base. Come piegare va a esperienza, cioè si sente sotto le mani quando la carta è pronta, quando è bagnata a sufficienza. È difficile dire teoricamente, c'è qualcuno che usa uno spruzzatore, io preferisco utilizzare
uno straccetto morbido rubato a mia moglie da quelli delle polizie. Qui dovremmo fare, sono pieghe libere in questo caso, che va a sensazione dell'origamista, del piegatore, per cui adesso faccio delle prime pieghe base che già mi danno la forma di quello a cui voglio arrivare. Riapro e devo portare il foglio dove voglio io. Ho segnato le pieghe dove vedo le tracce per arrivare . Come vedete, comincia a prendere forma. È possibile utilizzare questa punta per fare un accenno di naso, un po' di più. Arrotondo determinate punte che sarebbero troppo rigide. Schiaccio all'interno certi angoli che arrotondano la testa. Come vedete, sta prendendo forma il viso. Dovrò far risultare le mani in una posizione, diciamo, di preghiera, di adorazione, perché quello che sto cercando di fare è la Madonna. Così, è molto piatta. Ora vedete, sto lavorando molto a sensazione. Io ho dei riferimenti che sono le varie linee, però trattandosi di una figura cerco più una verosimiglianza queste pieghe servono per trovare una posizione stabile. Ora comincio a modellare intanto quelle che sono le mani, così rigide, però se io le arrotondo un po' così, e questo non si può insegnare con i disegni, lo deve sentire l'origamista tra le dita, se la deve sentire questa cosa. È un po' come scolpire, qui si tratta di scolpire con la carta. È possibile dare un po' di movimento a quello che è il velo della Madonna. La carta umida permette, per cui vedere anche il segno della piega non è fastidioso, si può dare una leggera forma a quello che potrebbe essere l'incavo degli occhi, vedete? Questo non molti origamisti lo fanno, è una cosa che
o uno la sente o altrimenti fa il modello piatto. Le mani piegandole in una maniera più naturale. E questa è la Madonna finita, che una volta asciutto sarà molto più resistente al tatto, proprio non si muoverà più. È possibile, partendo dalla Madonna con poche pieghe, trasformarlo in San Giuseppe. Basta prendere la punta che è servito per fare il naso della Madonna, piegarla in maniera diversa, così andremo a formare quella che è la barba di San Giuseppe. Soltanto questo piccolo particolare cambia il modello. Si può fare inginocchiato o lo si può fare in piedi, semplicemente utilizzando la parte che si è piegata di lì e si mette San Giuseppe in piedi. Si può mettere di fianco, si vede? Così. Gli si mette in mano un bastone che è identificativo del personaggio e piegando in modo concio, che evito in questo momento, il Gesù bambino lo si può mettere in braccio alla Madonna, magari per completare la scena, con una culla, una mangiatoia. Con un discorso di creatività, con un cartoncino inedito, si può ad esempio vedere il gorilla di Yoshizawa. Questa è una riproduzione. E un aneddoto divertente è che per fare queste cose bisogna prendere un cartoncino, bagnarlo e poi dopo asciugarlo. E consisteva nel prendere il cartoncino 70x70, andare nella vasca da bagno, cercare di bagnare, poi fargli la forma, poi dopo mettersi col modello semifinito sulle ginocchia, col foam da una mano e cercare di farlo seccare con l'altra, che voleva dire carbonizzarsi un po' le dita, e si passavano delle ore così per ottenere questa forma molto plastica da un semplicissimo foglio di cartoncino comprato in tabaccheria. Una signora molto gentile che era venuta a vedere la mostra ed aveva visto tra i modelli esposti il modello del riccio, che è un riccio di mare con un numero incredibile di punte fatte sempre, come al solito, da un solo foglio di carta piegato senza tagliare, senza usare colla, niente altro. Questa signora mi ha chiesto se era possibile riprodurlo. Io ho detto: guardi, si può fare tutto, lei che esperienza ha? Io non ho mai fatto niente. Ho detto: guardi, se lei ha tempo. Io sapevo che il modello era un modello lungo da fare, ma tutto sommato ripetitivo e non difficilissimo. Ho detto: guardi signora, se lei ha 2 sere da dedicare, io l'accompagno nel percorso, però io faccio il mio, lei fa il suo, le faccio vedere come si fa. E questa signora dopo la seconda sera è andata a casa contentissima con il suo riccio fatto.
Quindi vuol dire che anche modelli difficilissimi, con persone che non hanno mai fatto altro, se sono molto motivate, a due sere molto, molto intense, sono riusciti a, con calma, a fare quello che questa signora ha prodotto. Quindi è stata una grande soddisfazione, perché andare in un posto, chiedere, altri modelli, non avrei detto, signora, non siamo in grado di riuscire a duplicare, perché ci sono bisogno di precedenti esperienze, ci sono dei modelli che hanno delle pieghe veramente difficili. Questo è un modello molto bello da vedere, ma ripetitivo nelle sue punte, quindi era fattibile farlo, e questo mi ha dato molta soddisfazione. Un origami è come un pezzo di musica. C'è qualcuno che lo ha pensato, che ha scritto la partitura, e ci sono degli esecutori, quindi può essere la stessa persona che ha ideato l'origami, che lo esegue e lo può eseguire con variazioni, o lo può eseguire seguendo pedissequamente le istruzioni che ha pensato al primo momento. Ma la cosa più importante è che ci sono degli esecutori, che possono essere anche persone differenti. Quindi un origami è qualcosa che può essere condiviso, e può essere improvvisato, può essere eseguito più o meno bene, a livelli più o meno professionistici. Però la cosa importante è che può essere condiviso fra le persone. Fare qualcosa che uno non si aspetta, e dall'impossibile creare il possibile, per dire. Ecco. Sono convinto che la realizzazione di questo video ci porterà ad avere una grande soddisfazione anche nei confronti di tutti i ragazzi che vengono a fare i corsi e continuano a farli. E una cosa molto bella è che a volte vengono i figli di quelli a cui tanti anni fa abbiamo iniziato a fare i corsi. Non è la prima volta che viene uno e mi dice: io sono il figlio di Roberto, e sì, vieni qua. Perché ormai gli anni sono passati e giustamente vengono i figli, e questo mi fa molto piacere, perché vuol dire che quelli che erano i bambini di una volta hanno mantenuto questo ricordo, l'hanno trasmesso ai figli, che vengono qua con lo stesso entusiasmo che hanno sempre i bambini, di portare a vedere il papà delle cose che all'epoca sua non esistevano, non erano mai state neanche pensate. E questa è una cosa molto molto bella, perché adesso i ragazzi hanno una grande capacità anche di vedere le potenzialità di quello che è l'origami. Lo fanno diventare quello che per noi era soltanto un gioco da bambini, a volte lo fanno diventare proprio una vera espressione artistica molto molto interessante. E quindi anche come applicazione nel campo del design, dell'arredamento, vedo che tante persone stanno cogliendo questi particolari che una volta erano, ma sì, giochini di carta, sì, in realtà erano giochini di carta, ma dietro avevano una grandissima tecnica e una grandissima capacità espressiva che oggi alcuni professionisti proprio usano quotidianamente per fare le loro opere. Siamo pronti a queste bellissime esperienze, a queste realizzazioni nel piano della cultura alessandrina. Siamo pronti a partire, se vogliamo, anche per lo spazio, magari sulla groppa di un Pegaso che ci porta con le sue ali magiche lontano, lontano nello spazio, chissà. Un bambino come voi si trova a casa sua, da solo, e si sta annoiando. E come noi sappiamo molto bene, la noia è il motore della fantasia e del desiderio. E così il bambino si guarda di qui, si guarda di là, e a un certo punto trova un foglio di giornale e comincia a giocare. E così piega, dopo piega, dopo piega, ecco comparire un berretto da muratore, e subito il bambino si immagina a costruire case, a erigere muri. Certo, il mestiere del muratore è molto utile, ma anche molto faticoso, vero? Forse è meglio cambiare. E così, piega dopo piega, prima scivolando sopra una piega a valle e poi scalandone una a monte con molta fatica, ecco comparire magicamente il cappello di Robin Hood,
E subito il bambino vola con la fantasia, vola nella foresta di Sherwood a dare la caccia ai ricchi per ridare ai poveri. Certo, sì, il mestiere del brigante è molto eccitante, ma anche molto rischioso. Forse è meglio cambiare. E ancora una volta si mette a piegare, a giocare con la carta. E così sempre, piegando e liberando la sua fantasia, sempre con grande fatica, ma con grande divertimento, ecco comparire magicamente una barca. E subito il bambino si ritrova come un vero marinaio circondato dal mare, a dar la caccia ai pirati e raggiungere terre sconosciute, un'isola del tesoro. Ma all'improvviso scoppia una tempesta, un'onda gigantesca trascina la barca verso la scogliera. Via la prua, un'altra onda e via la poppa. Ancora un'altra onda, via, via, via la vela, si salvi chi può. Ma il bambino non si perde d'animo e subito sbriglia la fantasia. E così, con un rapido movimento delle mani, ecco comparire un giubbotto di salvataggio che gli permette di raggiungere sano e salvo la riva.